I've noticed you around. Il numero 151 di Altre Visioni si apre con la notizia del 2 aprile proposta da ilfattoquotidiano.it. In Germania viene stabilito per legge, non per accordi sindacali, una tariffa oraria minima per la retribuzione. L'iniziativa appare giusta e comprensibile, volta a tutelare i lavoratori. Il problema è che stabilire per legge una retribuzione in un clima di libero mercato come quello europeo implica che si è sufficientemente ricchi per poterselo permettere. Il giornale.it, sempre il 2 aprile, pubblica la notizia del provvedimento del governo che obbliga tutti i lavoratori che operano con i minori a fornire il proprio datore di lavoro di un certificato penale che attesti l'assenza di condanne per pedofilia. 3 giorni dopo, lo stesso governo specifica che la norma varrà solo per i nuovi assunti e non per chi fa volontariato. La precisazione sembra peggio del provvedimento stesso. Saltando l'incoerenza cronica di chi legifera prima e poi cerca di capire gli effetti di ciò che ha legiferato, il provvedimento palesa ingenuità. I certificati antimafia, ampiamente elusi nel corso degli ultimi 30 anni, dovrebbero aver insegnato qualcosa. Repubblica.it il 3 aprile pubblica la notizia di un sondaggio fatto con il pubblico di stranieri che arriva in Italia in visita. Pare che il 10% di questi abbia dichiarato che non tornerebbe in Italia a causa di alcuni aspetti che non sarebbero stati gradevoli. Naturalmente, come italiani, ci rendiamo conto che possiamo ancora migliorare nella nostra offerta, ma ci rendiamo anche conto di quanto la valutazione di un dato sia una questione di punti di vista. Proviamo a fare una titolazione alternativa dello stesso articolo. 9 turisti su 10 sono pronti a tornare in Italia. Il 4 aprile il sito macitynet.it pubblica la notizia degli esiti di una ricerca dell'American Psychiatric Association, secondo cui chi fa selfie, le foto che ci si fa da soli, è affetto da un disturbo psichico. Dispiace pensare che il loro presidente, Barack Obama, sia affetto dallo stesso disturbo. Suggeriamo per gli psichiatri americani robuste dosi di cazzeggio con gli amici con annessi selfie e buon divertimento. Si fa fatica a crederci, eppure succede anche questo, che un impiegato comunale della provincia di Treviso finisca sotto processo per aver fatto in ufficio 9 fotocopie ad uso personale, 9 nell'arco di 5 anni di servizio. La storia è sul giornale di oggi. Un danno da 5 euro, a voler esagerare, mentre si stima che in media un processo penale costi alla collettività circa 3.500 euro. Ma la giustizia deve fare il suo corso, rallentato da certi fatti così paradossali, e la prossima udienza per la causa delle fotocopie è stata fissata per il 2015, quando tutto cadrà in prescrizione. Le cronache e i tribunali italiani sono ingolfati da casi come questo. A Cagliari ci vollero 5 anni per assolvere un uomo accusato di aver rubato un piccolo tappo di pneumatico, valore 10 centesimi. Il servizio del TG5 del 5 aprile mostra i soliti eccessi burocratici. Un'amministrazione dello Stato che procede a tentativi di sanzioni simili merita il licenziamento in tronco della persona che ne ha autorizzato la partenza. Il pragmatismo nella gestione delle comunità vale almeno quanto l'etica.